Okay, continuiamo a parlare delle equazioni, oggi vediamo quelle letterali o parametrica. Quello che abbiamo visto fino ad oggi si chiamano equazioni a coefficienti numerici, cioè dove i coefficienti dell'equazione sono noti. Cos'è un coefficiente? Il coefficiente è uno dei personaggi dell'equazione che ha un particolare valore ma che non è l'incognita. Faccio un esempio. 2x meno 3 uguale a 0. 2 è il coefficiente di x. X è l'incognita, 2 è coefficiente. Quando il numero non moltiplica la x si chiama coefficiente del grado di 0 oppure termine noto, perché questo so quanto vale. Per termine si intende monomio, che abbiamo due monomi, no? D'accordo? Questa è un'equazione di primo grado intera a coefficienti numerici, cioè i coefficienti hanno un valore noto. Tutto ciò che non è l'incognita sapete quanto vale. Se invece scrivo ax meno 3 uguale a 0, questa è un'equazione intera di primo grado ma con un coefficiente che è una lettera, non sapete quanto vale a. L'equazione diventa letterale o parametrica e a assume il ruolo di parametro. Ok? Quindi attenzione, mentre questa è una equazione, queste sono infinite equazioni, una per ogni valore possibile del parametro A. C'è una certa differenza. La tecnica risolutiva è esattamente la stessa, con una cautela in più. Adesso vediamo quale. È chiaro il concetto? Posto, senza che lo dico ogni volta, che quando abbiamo a che fare con un'equazione l'incognita è la x, salvo altro, che uno specifichi altro, le equazioni intere di primo grado si presentano in generale sotto questa forma: ax più b uguale a 0, cioè un'espressione che contiene l'incognita posto uguale a 0. Questa è la forma standard o normale o canonica. Ok? Dopo che ho fatto le semplificazioni, le riduzioni, sposto di qua e di là, si presenta così. Ho un monomio che contiene la x al primo grado, quel coefficiente che sarà quello che sarà, più un termine noto eventuale uguale a 0. Questa è la x dell'incognita. A e b sono dei coefficienti o parametri. Quando ho davanti un'equazione di questo tipo, ho una doppia infinità di equazioni. Un'infinità per le scelte di A, un'infinità per le scelte di B. Ad A e a B a priori posso dare qualsiasi valore. Quindi capite la potenza di questo, di quello che stiamo per fare. Risolviamo in realtà non un'equazione, ma un'infinità di equazioni. Ok? Il principio, cioè la tecnica risolutiva è esattamente quella già vista, cioè uso i due principi di equivalenza. Per avere la soluzione, cioè devo scrivere x uguale a qualcosa che non contiene la x, per prima cosa faccio? Uso il principio di equivalenza relativo alla somma o sottrazione e sposto b dall'altra parte cambiandogli di segno. Fatemi cancellare. E ottengo quindi ax uguale a meno b. Tutto chiaro? E questo lo posso sempre fare qualunque cosa valga b. Qualunque numero sia b, posso sempre sommare o sottrarre b a destra e a sinistra. Ok? Non importa se è negativo, positivo, nullo o qualsiasi cosa sia. Questo è un passaggio che posso sempre fare.
Il prossimo passaggio invece consiste nell'avere solo x a sinistra, e quindi per avere solo x, se ho a per x, che operazione devo fare? Devo dividere per a. Posso farlo? Sempre? No. Posso farlo solo se sono sicuro che a non è 0. Perché la divisione per 0 in algebra non esiste, non è definita, non dà nessun risultato. Qui devo stare attento. Questo è il punto dove mi serve la cautela. Quindi devo dire, il passaggio successivo è condizionato dal valore di a, cioè del coefficiente della x. Se a non è 0, io ripeto, devo prevedere tutte le possibilità. Non so quanto vale a, però so che se a è 0 sono nei guai. Se a non è 0, allora posso dividere per a e ottengo x uguale a meno b fratto a. Qualunque numero sia a, basta che non sia 0, non importa se positivo o negativo, qualsiasi cosa sia, la soluzione di questa equazione è x uguale a meno b su a. È facile verificarlo perché a per meno b su a fa meno b, più b fa 0, funziona. Ok? Attenzione a questo se. Ma devo anche sapere, se voglio risolvere l'equazione in modo completo, cosa succede se a è 0. È lì che voglio. Se a è uguale a 0 invece, caso patologico, che succede? Beh, allora l'equazione diventa 0 per x uguale a meno b. È meglio riscriverla avendo rivelato la vera identità di a. Ok? E qui possono succedere due cose. Può succedere che anche b sia 0 e l'equazione diventa 0 per x uguale a 0. In quel caso quanto vale x? 0. Cos'è che risolve 0 per x uguale a 0? Quale numero posso mettere al posto di x in modo che sia 0? Qualsiasi numero. L'equazione ha infinite soluzioni, tutti i numeri sono soluzioni. Quando questo accade, cioè se ho un'equazione risolta da qualsiasi x, l'equazione prende il nome di indeterminata. Ha infinite soluzioni. Non ne trovo una, ma ne trovo un'infinità. Tutti i numeri sono soluzioni. È un po' quello che vedevamo l'anno scorso, introducendo le equazioni con le identità. Funzionano qualunque sia x. Se invece b non è 0, rimane 0x uguale a meno b, quale numero posso mettere qui al posto della x in modo che questa funzioni? Perché 0 per meno b fa meno b. Chi offre di più? Nessun x. Questa equazione è impossibile, perché ogni volta che prendo un numero che moltiplico per 0 ottengo 0, ma se b non è 0, ciccia, non funziona. L'equazione si dice impossibile, cioè non ha soluzioni. Nessun numero ha soluzione. Per differenziare dal caso indeterminato, quando a non è 0, dice che l'equazione è determinata. Quindi un'equazione
letterale o parametrica può condurmi a tre esiti possibili. Se trovo una soluzione, se posso risolvere l'equazione, trovo una soluzione, dico che l'equazione è determinata e la soluzione assume questa forma. Se il coefficiente della x è 0, allora l'equazione è indeterminata o impossibile a seconda di quanto vale il termine noto, o meno b. Se anche questo coefficiente è 0, è indeterminata, tutti i numeri sono soluzioni. Se invece questo numero non è 0, nessun numero è soluzione e l'equazione è impossibile. Ok? Esercizio. Ditemi quando posso cancellare. Ah, tra virgolette. Data l'equazione letterale o parametrica che dir si voglia, considerare tutti gli esiti possibili, cioè in quali casi il coefficiente dell'x è 0, in quali casi non lo è, e le conseguenze, si chiama discussione delle soluzioni. Fare questo significa discutere in quali casi l'equazione ha soluzione, quando non ce l'ha e quando diventa indeterminata o impossibile. Discussione delle soluzioni o dell'equazione, se vuoi. Omettere uno o più casi significa fare l'esercizio in modo incompleto. Ok? È tutto chiaro? Esercizio. Posso cancellare? Cancello. Domande? Come facciamo a sapere quando? Te lo sto per mostrare. Ah, ok. Si vede bene la lavagna anche dal fondo, perché questa qua. No? Prendiamo un esercizio semplice. All'inizio. Leggo l'equazione 3k più 2x uguale a x meno 2. Questa è una equazione, c'è la x, di primo grado, x al massimo alla prima potenza, intera, non c'è x denominatore, parametrica perché c'è la lettera k. Oltre all'incognita c'è un'altra lettera. Risolvo rispetto a k e la discussione, se va fatta, va fatta rispetto a k. Scrivo l'equazione in forma normale, cioè porto tutto a sinistra e riduco i termini simili, e ottengo k più 2x meno x 2 è 0, 2x meno x fa x, e poi mi rimane più 3k più 2. Aspetti, però, perché si scrive uguale a 0? È la forma standard dell'equazione, di solito a destra c'è sempre 0. Poi è il procedimento di risoluzione che ti porta a portare i membri senza la x a destra e a dividere per il coefficiente della x. La forma standard delle equazioni è questa, ax più b uguale a 0. Okay. Confrontandola con questa, ho che a quanto vale? Il coefficiente della x quanto vale? Cosa c'è qua davanti? 1. B? Tutto ciò che lo moltiplica x, 3k più 2. Tutto chiaro? Qui A vale 1, quindi l'equazione di che tipo è? È determinata, perché in nessun caso A è uguale a 0, A non dipende da K, A è uguale a 1, di conseguenza se A è diverso da 0, X uguale a meno B fratto A e l'equazione è determinata. Mi faccio uguale, porto questo a destra e divido per 1 in realtà, cioè ho già la soluzione.
x è uguale a meno 3k meno 2, qualunque sia k. L'equazione è determinata sempre in qualsiasi caso, anche se k vale qualsiasi cosa, è sempre risolubile. Perché? Perché il coefficiente della x è 1. Non ho problemi a portare a destra questa parte, è chiaro? Qui la discussione si risolve subito, perché in realtà non discuto, perché qualunque sia k, l'esito è sempre quello. Altre domande? No, quindi io verifico, per esempio, basta portare la in x. In questo caso conclude l'esercizio. Ok, beh, bisogna dire se è determinata o impossibile. Certo, è determinata. Ok. È determinata, in quel caso devo dare la soluzione. Se la soluzione c'è, devo farlo. Diverso il caso invece sarebbe questo, posso cancellare? Sempre un'equazione di primo grado, letterale o parametrica, ma stavolta k è il coefficiente della x di qua. Procedo come prima, cioè la scrivo in forma normale, porto tutto a sinistra. Questo devo scriverlo in modo tale che la x appaia una sola volta. Ok? Quindi questo faccio l'inverso di quello che facevamo quando moltiplicavamo monomi per polinomi. Se osservate, kx meno 1 per x fa meno x. Affinché sia confrontabile con la forma standard, ax più b uguale a 0, x deve apparire una sola volta, non due. Ok? Quindi faccio mentalmente l'inverso del prodotto, si chiama in realtà scomposizione di fattori. Ok? Il resto lo scrivo uguale, 3 e 2 fa 5. Qui sì che devo fare la discussione, perché il coefficiente della x contiene il parametro. Io non so quanto vale questo numero, dipende da k. Confrontiamo questa equazione con questa, a vale k meno 1 e b vale 5. A è tutto ciò che moltiplica x. Aspetti, però perché k meno 1? Prova, fai questo prodotto. È la stessa cosa. Sì. È l'inverso delle moltiplicazioni. Si chiama raccoglimento fattore comune, lo vedremo più in dettaglio un pochetto più avanti. È stata questa un'anticipazione. Se ho e posso scriverlo come che cosa hanno in comune l'8 e il 4? Il 4. Quindi posso scriverlo come il loro fattore comune per quello che mi ottengo dividendo 8 diviso 4, ottengo 2, 4 diviso 4, ottengo 1. In modo tale che lo scopo qual è? È che la x appaia una sola volta. Devo fare quello che si chiama raccoglimento fattore comune. Continuo a non capire la cosa dell'8 meno 4 quale 4 per... Qui non è indispensabile raccogliere, ok? Ma se ho due numeri e voglio scomporre questi in fattori, posso scrivere il loro massimo comune divisore, che è 4, per quello che ottengo dividendo ciascuno dei due diviso il loro massimo comune divisore. Perché il risultato è uguale. Certo. Perché 8 meno 4 fa 4, è 4. Sì.
8 per 1 fa 4, quindi giusto? Ora si fa. Perché dobbiamo farla? Perché altrimenti non hai modo di scriverla in questo modo. Ah, ok. Non puoi fare la discussione se hai più termini con la x, deve essercene uno solo. Altrimenti non puoi riconoscere quant'è a. A è tutto ciò che moltiplica la x. Quindi k meno 1. Se a è k meno 1, quando è che a è diverso da 0? A non è 0 se k meno 1 non è 0, visto che a è k meno 1. Affinché questo non sia 0, k deve essere diverso da? Qual è il numero che annulla questo? 1. Si può fare come l'equazione, porto questo dall'altra parte e ottengo 1. Quindi se k non è 1, l'equazione è determinata e la soluzione è l'opposto di questo, cioè meno b, quindi meno 5, diviso k meno 1. Meno su A. Viceversa, A è 0, cioè il coefficiente della x è 0, se k meno 1 è 0, cioè se k è uguale a 1, e l'equazione diventa 0 per x più 5 uguale a 0, ed è impossibile perché b essendo meno 5 pardon, nessun valore della x risolve quell'equazione. Quindi concludendo, se k è diverso da 1, l'equazione è determinata e la soluzione è meno 5 su k meno 1. Se k vale 1, l'equazione diventa 0x uguale a meno 5, o se preferite 0x più 5 uguale a 0, ed è impossibile. Non preoccupate, dopo un po' si addomesticano anche le equazioni letterali, diciamo. Mm. Facciamo esercizi, è l'unico modo. Ok. Se non ci sono altre domande, per magistrazione facciamo esercizi alla lavoro. Ok.